Ciao, sono Paolo Brada, mi piace riparare di tutto e riciclare ciò che non è riparabile. Iscriviti al canale e spunta la campanella con la voce tutte, così saprai quando pubblico un nuovo video. Allora, un breve video per farvi vedere questo trapano della Vigor che ho recuperato in una puntata dello svuota cantine. Praticamente, provando ad accenderlo, alle volte funziona, ma non si riesce a fermare, cioè o meglio l'interruttore resta sempre acceso e alle volte non funziona. Questo è il suo interruttore originale con potenziometro e c'è anche l'inversione di rotazione separata. Ora, vedendo che era un problema comunque di accensione, ho pensato subito all'interruttore e sono andato a cercare una delle scatole dei miei interruttori che recupero sempre e ho trovato questo qui che ora vedete qui collegato in modo molto volante. Non sono proprio uguali, però si assomigliano parecchio. Ora vedrò se riesco ad adattarlo. Poi si andrà accoppiato anche la levetta per cambiare la rotazione. Ma penso comunque di riuscire a risolvere abbastanza bene. Ovviamente ho dovuto ricollegare anche il suo filtro stabilizzatore della corrente. Ora ovviamente andrò a fare meglio tutti i collegamenti. Però semplicemente disconnettendo il cavo di alimentazione fatto da il marrone e il blu che vedete, sostituendo il suo filtro, perché il filtro che era montato su questo interruttore è un filtro di un utensile probabilmente più piccolino, perché qui segna 22 microfarad, invece questo qui del trapano è un 47, quindi sicuramente è meglio rimettere il suo se funzionante, e poi due cavi che vanno al motore. È importante in questo caso collegare soprattutto i due cavi che vanno al motore nel modo corretto, altrimenti è probabile che il trapano non si accenda. Quindi ora, anche se è tutto collegato molto volante, facciamo un'ultima prova prima di riadattarlo e richiuderlo. Vediamo che reagisce l'interruttore, accende e spegne. Quindi adesso vado a saldare e a isolare per bene i cavi e lo vado a rimontare. Direi che si adatta molto bene, sembra quasi un ricambio originale. C'è da dire anche che comunque si assomigliano un po' tutti. Ora richiudo tutto e proviamo se funziona tutto come dovrebbe. E direi che anche questo video si può concludere qui. Bene amici, anche questo video è terminato. Io come sempre vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Vi chiedo anche di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e spuntare la campanellina se volete restare aggiornati sui futuri video. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto o non mi piace se il video non vi è piaciuto. Condividetelo con i vostri amici, perché potrebbe essere utile a tanti altri come noi appassionati di fai da te. Così facendo mi aiuterete a far capire al mondo intero quanto è importante riciclare, riutilizzare, utilizzare le proprie mani e quanto è bello costruirsi le cose in fai da te. Detto ciò, a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.